Benvenuti, ragazzi, qua Max Logi. Oh my god, oggi non siamo da soli, poiché infatti abbiamo l'onore di essere in compagnia di Esector. Siamo tornati qui, ragazzi. Siamo tornati con un nuovo episodio della nostra cara battaglia navale, che ormai è una sfida abbastanza accanita tra me e lui. Poiché infatti non so se lo sapete, ma comunque abbiamo fatto anche la rivincita della prima battaglia navale che è uscita sul suo canale, e oggi siamo qui a portarvi la bella. In poche parole, solo questo. Ragazzi, è stato un massacro la scorsa volta. È stato davvero un massacro. Uno più fortunato dell'altro, poi. Comunque, ragazzi, oggi, se vedete le mie cuffie sono distrutte, sti cazzi. Comunque oggi, diciamo un po', Ese, dici tu che giocatori andremo ad utilizzare. Allora, Neuer Toti, parte subito col botto, via. Neuer Toti. Poi abbiamo Hulk Tots e Rooney Futi, cioè dei giocatori pazzeschi. Pazzesco, esattamente, però modulo meno ignorante del solito. Oggi andiamo con un onestissimo 4-2-1-2 e direi subito di iniziare a disporre i giocatori. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sono studiato una formazione. Allora, io e te, quando mettiamo i giocatori, li mettiamo sempre uguali. Spero, diciamo, mettiamola così, io l'ho già sistemati. E ragazzi, abbiamo anche deciso di cambiare un po' le cose. In che senso? Se vi ricordavate, le altre volte per iniziare andavamo ad aprire un pacchetto e poi si andava avanti appunto a turno. Questa volta no. Questa volta, ogni volta andremo a aprire dei pacchetti e appunto a cercare di affondare le battaglie avversarie. Toccherà appunto a quella persona che troverà il giocatore più valutato. Quindi può essere davvero una strage, del tipo che uno trova tutti i giocatori avversari esatto, e l'altro no. Quindi esatto, qualcosa di veramente fantastico. Allora, io non lo so, ragazzi. Cioè, vabbè, tanto abbiamo un Esector confuso. Oggi magari molto, si colpisce oggi anche da solo. Ragazzi, abbiamo aperto! Noi troviamo Mkhitaryan 81. Che culo. Ma io e iniziamo così, sempre, ragazzi. Dai, ma che palle. Ci serviva. Inizio sempre io. C'è anche da dire che ho sempre iniziato io. Però poi alla fine, vabbè, sti cazzi. Comunque, ragazzi, tocca a noi iniziare. Sai che cosa? Perché io ho pensato, noi era un portiere. Sia mai che tu l'hai messo in porta davvero. Però direi COC. Posso dirti una cosa? Dimmi tutto. Lo volevo mettere davvero in porta. O magari, allora lui dice, o magari. No, ragazzi, mi puzza di blef. Un sacco. Comunque io ti dico COC adesso. COC? Che sbatta allucinante. Madonna mia, ragazzi. Madonna mia, che culo. Qua io ho sentito puzza di blef. E allora adesso andiamo subito ad aprire un altro pacchetto, direi. 7005. Ci serve un buon giocatore, schifolo, ragazzi. 82! No, merda, 80, sì, mannaggia! Sì, andiamo! No. Andiamo! Sbatto, allucinante! No, stavolta incomincio io, signori! Allora, ragazzi, me lo pecca. Io direi di andargli a prendere un bel CDC. CDC? Sì. È quello che aveva la faccia da fagiano. Un certo Dager Palacios! Oh, Palacios, andiamolo a scartare! 19 crediti onestissimi! E nulla, continua ad andare per i pacchettini. Madò, 75. Ma 79! Andiamo! Vai così, cazzo! Situazione ribaltata, ragazzi. Vai, non va ragazzi, bene. Vai! Intelligente, lui è furbo. Axel è furbo. Io ti chiamo attaccante sinistro. Andiamo un po' a conclusione, però poi uno lo beccheremo. L'ho preso. Mi serviva pure sto giocatore. Lo usavo nelle ibride. Manuele Neuer. No! È lui? Che sbatta. Oddio, Toti! L'ho preso. Mi ha preso già il Toti. Ma lo usavo anche nelle ibride. Le abbiamo già scartato. Spatta. Che culo, ragazzi. Mi sono sfigatissimo. Io ho già preso il Toti. Vai, io apro, 79. Non ci credo. Sapevo che era una brutta cosa. Sapevo che non dovevo fare questa cosa di pacchetto. Oddio. Io ti chiamo l'esterno destro. Beh, non c'è nessuno. Lo sento tranquillo. Non c'è bravo nessuno. Bravo. Abbiamo un certo Elliot. No, ragazzi, adesso. Oh, se la fortuna non mi gira ancora bene, io mi incazzo. Davvero, andiamo a aprire un altro pacchetto e via. 79. 75. No, no, non è vero, 81. No! Perché 75 era quello più raro, 81 non raro. Madò, stavo già bestemmiando, non ragazzi. Ci credo. Ve lo dico. Buono, buono, tocca a noi adesso. Allora, devo dire che il nostro Esector è furbo. Ma sono quasi sicuro che in difesa ha qualcuno. Quindi, io tenderei a chiamare difensore centrale sinistro. Ok.
cazzo. Si chiama Buscemia. Che sbatta. Nuovo pacchetto, basta. Andiamo, 76. 80, 80, no! 80, no! Andiamo. Oddio, il PSG ha preso 3. Buon acquisto, ragazzi. La fanno il Milan. Comunque, 80, buono, buono, buono. 3,80 ho trovato, assai buono. Dai, ragazzi, è tempo di rifarci. DC destro. Acqua. Basta. Non gliene becco mai uno. Ma è possibile. Adesso però devo vincere io, ragazzi. Quanto? 81. No, merda, 80. Mannaggia. Stavo già esultando. Io ti chiamo il portiere, perché io, boh, non lo so. Il portiere. Ah, il portiere. Guarda, ti dico subito che non c'è, così la tensione lancia, se ne va via. Abbiamo certo Johnson. Vabbè, almeno. Ma sai, posso dirti una cosa? Prego. Tu per me hai pensato che io avrei pensato che il tuo Neuer non... Cioè, tu hai qualcuno in porta. Se trovo qualcuno adesso ti chiamo il portiere. Me lo sento. 83, no, non mi... Aspetta, puoi battere. Apri il pacchetto. Se mi batti 83 sfaso, te lo dico. Merda! Meno male. E ragazzi, lo dico su... portiere, è a posto, cazzo me frega. No, non ti chiamo il portiere. Come no? Non so se sia un blef, ragazzi. Mi sta preoccupando ste sector. No, no, portiere, mi hai sviato con le tue frasi. Ma non so se è un blef, mannaggia. Ragazzi, provo a dire CDC, dai, CDC. Non vuoi fare il portiere, sei sicuro? No, no, dopo portiere, forse. No! Sì! Stavo... Oh, il bello che stavo anche per dire... Sì, dai, voglio cambiare col portiere. No! E andiamo così! E l'Emanuele se ne va! Buono... stavo anche per dire... Sì, se me lo stai chiedendo, allora devo cambiare... meno male! Che schifo è, 79! Zitti tutti, aspetta... 80! Buono, buono! Ragazzi, ci sta andando una favola adesso. Siamo in serie. Siamo in serie. Esterno destro. Non è Nisso. Via. Osti, dai, che lo stiamo massacrando mentalmente. No, 79. 76! Basta! andiamo così. Il settore in crisi. Io andrei con un bel ES. Vuoto! Naggia! Però ragazzi, stiamo mandando via tanti. Ci deve andare bene ancora stavolta. Ho capito, ma zio pakistano. Guarda che schifo. 80, dai, 80. No, mannaggia, 75, che merda. Oh, là. Alleluia. Sposto addirittura analogico su quello che se ne andrà. No, secondo me non te lo becco io. Io sono tentato di chiamarti quello là, però ti chiamo il COC. Voglio pulirla sopra. Ci abbiamo un certo tizio che ha capelli straunti, chiamato Mohamed El Al, e lo scarto più che volentieri. 83! 76! 81! No! No! Adesso rigira la ruota della storia, fortuna. Ragazzi, la ruota è girata, la fortuna non mi guarda. Ora chiama El Al, dai. Esterno sinistro. No. L'ho preso, dimmi che te l'ho preso. Ti prego, sono già saltellato. Abbiamo un certo Werrone in fote. Adesso manca Hulk. Volevo iniziare ad usarlo anche lui. Che due coglioni. Scartiamo pure i runi, ragazzi. Abbiamo aperto i pacchetti, ma siamo sotto. Che sfigati. È vero. 83. Madonna, se mi batti 83 sfaso, te lo dico. No, mi aiuti, sei umiliato, ho 75, quindi prego. Buono. Adesso dimmi un po' quelli che ti ho già detto. Allora, okay. Mi manca terzino sinistro, portiere, terzino destro, attaccante. Ragazzi, da mentalista quali sono? Lui ha messo uno, dicendo un po' i termini, ha cambiato voce quando ha detto attaccante. Quindi io ti direi attaccante destro. Ma faccio proprio schifo. Aspetta. ATT destro, lo dico. Vabbè, però sei proprio il figlio della merda. E va così. No, aspetta, buono. Ho sbagliato. Ho fatto di nuovo della rosa, aspetta. Ehi, guardatelo. Meno male. E va allo schiera. Hulk Tots, che vale anche di più, quindi per ora, ragazzi, noi ci stiamo tenendo Hulk e lui Rooney, quindi potremmo essere in vantaggio ancora noi. 79. Ma che culo di merda. 78, andiamo. E andiamo così, ragazzi. Questo sector è in crisi. Non è possibile. Direi di andare a porre la parola fine su questa battaglia navale. Dimmi un po' quali posizioni libere hai. Ragazzi, voleva fregarmi così. Ti dico l'altro attaccante. Te lo dico. No! Vai! Non è lui! No, manna. L'ho bluffato! 83. No, 80, mannaggia. E ragazzi, la partita può finire qua perché il nostro esector... Cioè, nel senso, se mi catta il giocatore è finita, mannaggia. Difensore centrale destro.
Difensore centrale destro abbiamo un certo Simon Fallette. Quindi andiamo a scartarlo, ragazzi. Me, manca sempre meno. Secondo me ce l'hai in attacco, porca troia. 77. 89. Sì, buono, ragazzi, così. Che sfida. Ah, hai ancora tre giocatori rimanenti. Terzino destro. Via. È l'altro terzino. Gliel'ha biancattato, ragazzi. È l'altro terzino. 86. 86. Edison Cavani. Buono così. Battimelo. Battimelo. E ragazzi, vorrei andarli a chiamare un certo terzino sinistro. Oh, e la partita è... Non è lui. Non è lui. Non è lui. Non è possibile. Quindi lui prima ha bleffato dicendo portiere, ne aveva uno in porta. È non un folle. È lui, ragazzi. Allora, ragazzi, me la mettiamo così. Se io troverò ancora il giocatore valutato in più, se che te la perso matematicamente. No, cioè, se vinci due è scandaloso. 86! Marco Reus! Marco Reus! Signore Sector! Avevo un 82 del tuo momento. Dunque, andiamo a concludere la partita dicendo portiere. E ragazzi, tutti, diciamo che c'è stato poco da dire. Abbiamo avuto fortuna nei pacchetti, questa c'è bastata. Noi ci teniamo il nostro grandissimo Givanildo Vieira da Souza Hulk Team of the Season. Mentre Sector cosa si... Ah no. Io non c'era anche un bronzo. Comunque ragazzi, se non conoscete appunto Sector, mi raccomando, passate dal suo canale, link lo trovate in descrizione. Detto questo, non ho più niente da dire, vuoi aggiungere qualcosa? No, non dico niente. Senza parole per la seconda volta. E dunque io vi saluto e vi dico potente, a presto nel prossimo video da Axel e da Sector, tutto, ciao, ciao a tutti.